Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché questa mattina la nostra Paimon su Twitter ci ha aggiornati per quanto riguarda l'introduzione del nuovo banner Army che sarà disponibile a breve all'interno del nostro gioco con alcune caratteristiche particolari, soprattutto per quanto riguarda le nuove armi. Esatto, nuove armi che saranno introdotte all'interno del gioco, almeno per quanto concerne le armi 4 stelle, che quindi saranno disponibili successivamente anche dal banner permanente, e invece un'arma 5 stelle esclusiva che sarà praticamente la, come dire, la regina incontrastata del banner in visualizzazione. Abbiamo la Wolf Gravestone in Rate Up e la Staff of Homa in Rate Up, che saranno le 5 stelle che per l'appunto caratterizzeranno questo banner. La Wolf Gravestone, che ormai probabilmente conosciamo tutti, dato che è stata presentata all'inizio del gioco, probabilmente rappresenta anche una tra le Great Sword più forti presenti all'interno del gioco. Per chi non lo sapesse, abbiamo una passiva che comunque va a potenziare l'attacco, quindi abbiamo un attacco di base con la passiva che va a potenziare anche l'attacco in percentuale e successivamente diciamo, il talento passivo, comunque la caratterizzazione della spada, che si chiama Wolfish Tracker, dove appunto abbiamo un attacco incrementato del 20 fino al 40% in base al refine che ovviamente possediamo della nostra arma per quanto riguarda ogni hit che infliggiamo praticamente contro i nemici che possiedono almeno il 30% degli HP. E poi successivamente incrementa tutto quanto il party l'attacco di base dal 40 fino all'80% per 12 secondi. Sempre in base al refine, e questo effetto praticamente può ripetersi una volta ogni 30 secondi. Quindi è abbastanza interessante come appunto la Gravestone non solo potenzi chi utilizza la spada, ma anche tutto quanto il party. Mentre invece l'altra arma, la Staff of Homa, la vedremo in particolare tra poco. Per quanto riguarda invece le armi 4 stelle, vengono introdotte le Lithic Blade, la Lithic Spear, e poi, che sono ovviamente le armi nuove, e poi in rate up, come potete vedere dal banner, abbiamo un Whitsitt, un Lion's Roar e quello dovrebbe essere il Sacrificial Bow. Armi che comunque possono essere interessanti. A me tecnicamente servirebbe anche il Sacrificial Bow, avendo trovato Diona nel banner di Xiao, probabilmente il Sacrificial Bow potrebbe essere un'ottima soluzione, qualora ovviamente dovessi trovarlo. Però ci sono anche queste nuove armi 4 stelle che in realtà hanno dei, come dire, hanno dei meccanismi abbastanza particolari che voglio andare ad analizzare insieme a voi, proprio per vedere se questo comunque è un banner che valga la pena pullare oppure no, ovviamente in base alle esigenze di ogni giocatore. Per quanto riguarda la lancia, è stata presentata la lancia, ovvero la Lithic Spear. Lithic Spear, che come potete vedere a schermo, possiede praticamente. Viene rappresentato, comunque viene fatta vedere tramite ovviamente il suo livello 90, quindi il massimo potenziamento che possiamo raggiungere per quanto riguarda il level up, però con il refinement a livello 1. Quindi l'esempio che viene proposto è un'arma che tecnicamente tutti possiamo ottenere. Con un attacco in percentuale che viene aumentato del 27,6% alla fine, diciamo, di tutto il potenziamento, e un attacco di base che arriva addirittura a 565, quindi non è neanche tanto male. La caratteristica che va ad arricchire quest'arma è per ogni personaggio che proviene dalla città di Lieve. Il personaggio che equipaggia quest'arma guadagna un 7% in attacco e incrementa il 3% il suo crit rate. Ah no, incrementa il 3% il suo crit rate, punto. Questo effetto può essere accumulato fino a 4 volte. Quindi
comporre un team così come le altre armi, quelle che appunto privilegiavano Mundstad, che adesso io sinceramente non ricordo effettivamente quali erano, però c'erano comunque le spade che potenziavano i personaggi in base alla loro provenienza. Avevamo avuto quella di Mundstad e adesso invece stiamo ottenendo quelle di Live. Quindi nel momento in cui noi abbiamo un team caratterizzato da personaggi di Live, abbiamo la possibilità di diventare più forti, perché comunque abbiamo un 7% d'attacco e un 3% di crit rate che vengono moltiplicati fino a 4 volte, quindi possono essere staccati fino a 4 volte. Penso ovviamente uno per ogni personaggio di Live, dato che il party comunque è costituito da 4 personaggi. Quindi in totale abbiamo un bel 28% per quanto riguarda l'attacco e un 12% per quanto riguarda il crit rate, per cui non è assolutamente male come lancia, soprattutto per sfruttare anche questa passiva di crit rate. Il crit rate, a mio avviso, all'interno del gioco è una delle tra le statistiche più difficili da portare su. Non tanto quanto il crit damage, a mio avviso, anche perché probabilmente perché buildo tutti i miei personaggi con maschera finale con crit damage, quindi è per questo che riesco sempre ad ottenere dei numeri decenti per quanto riguarda il crit damage, mentre invece le substats dove vengono rappresentate il crit rate sono sempre un po' più difficili da riuscire ovviamente a potenziare. E quindi diciamo che prendere un bonus o da un'arma o dalla passiva di un'arma fa sempre comodo. Infatti è una lancia che comunque non mi dispiacerebbe ottenere. È un banner armi tutto sommato decente, anzi direi in complessivo molto vantaggioso. Probabilmente qualche pull lo farò qui al posto del banner dei personaggi dove appunto Keqing non mi interessa assolutamente. Anche se questo banner dovrebbe uscire col nuovo personaggio che probabilmente tutti quanti già conosciamo, tutti quanti già sappiamo, ovvero Utao. Solo che ancora notizie ufficiali non ne abbiamo, per cui guardiamo soltanto a quello che è il gioco e quello che Twitter oggi ci ha proposto. Seconda arma che viene introdotta all'interno di questo banner è la Lithic Blade, che è esattamente la stessa cosa, quindi abbiamo la stessa identica passiva, solo che in questo caso rappresentiamo una Greatsword. Quindi una Greatsword che moltiplica l'attacco del 41,3% con un attacco di base di 510. Anch'essa, come per la lancia di prima, abbiamo un effetto passivo che ci fa guadagnare il 7% in attacco e il 3% di crit rate in base ai personaggi di Live presenti nel nostro party. E ovviamente il personaggio che l'equipaggia ottiene questi bonus. Altra Greatsword che sinceramente non mi dispiacerebbe, soprattutto per Xinyan o comunque altri personaggi che possiedo, che in questo momento hanno delle Greatsword un pochettino così come tappabuchi, però effettivamente questa penso che sia la rappresentazione perfetta per poterla dare a lei e quindi non lo so, ripeto, sono delle armi che mi piacerebbe ottenere, non in maniera così, diciamo così, prepotente, però se dovessero capitare non sarebbero assolutamente da buttare via. E poi infine, regina delle regine, abbiamo la staffa 5 stelle, ovvero la Staff of Homa. Nuova arma completamente da zero, quindi una nuova arma che viene introdotta all'interno del gioco, che però non so se sarà disponibile anche nel banner permanente. Credo proprio di no. A differenza delle 4 stelle, che dopo questo banner saranno disponibili nel banner permanente, l'arma 5 stelle, purtroppo, così come i personaggi, mi sa che dobbiamo aspettare un ritorno, quando ovviamente verrà riproposta in un altro banner. Staff of Homa, che a livello 90 e a Refinement 1 ci permette di aumentare il crit damage del 66,2%. Quindi abbiamo la prima arma, probabilmente, non ho visto altre armi in realtà che potenzino il crit damage ancora. Cioè, ho visto armi che potenziavano il crit rate, ma il crit damage ricordo, magari così, forse mi sbaglio, ma non ho mai visto armi che aumentavano il crit damage. Invece adesso abbiamo un'arma che addirittura ci dà
crit damage, tanta bella robetta, con un attacco di base che ovviamente arriva a 608. Ricordiamoci che è un'arma 5 stelle, quindi la differenza, o comunque il differenziale per quanto riguarda il potenziamento di un'arma 4 stelle è assolutamente evidente. E quindi stavamo dicendo che perdonate l'interruzione, ma stavamo dicendo che quindi è una staffa a 5 stelle che comunque possiede un ottimo potenziale offensivo. Ricordiamoci che essendo comunque un'arma 5 stelle, è normale che sia leggermente superiore a quelle 4 stelle. Ma la cosa in particolare che dobbiamo andare a leggere è la sua passiva. La passiva che praticamente cosa permette di fare? Aumenta gli HP del 20%, così, già di base. Inoltre, provvede ad aumentare un attacco bonus dello 0,8% in base ai massimi HP di colui che utilizza questa lancia. Inoltre, quando gli HP di colui che possiede questa lancia sono inferiori al 50%, abbiamo un ulteriore attacco bonus che verrà incrementato dell'1% in base ai massimi HP. Quindi è una sfera che è abbastanza particolare, perché è una sfera che gira molto attorno agli HP. Dal punto di vista estetico, devo ammettere che non mi piace. Partiamo da questo presupposto. E io, per quanto riguarda anche l'estetica delle armi, fino a quando non verranno introdotte delle skin, sono abbastanza restio nell'equipaggiarle nei personaggi che preferisco. Però potrei anche andare ovviamente a chiudere un occhio qualora effettivamente le armi siano decisamente forti per il personaggio che mi interessa. Questa è una lancia veramente forte, cioè parliamo comunque già di un incremento degli HP del 20%, così di base, e noi abbiamo comunque già diversi personaggi che grazie ai loro HP riescono a fare delle robe. Sono sicuro che queste condizioni saranno perfette per Utao, dato che comunque questa è probabilmente la lancia rappresentativa per Utao. Però ci sono altri personaggi che possono sfruttarla. Per esempio Zhongli. Zhongli aumenta gli HP e quindi aumenta anche il suo danno di base. Aumenta gli HP e quindi aumenta la potenza dei suoi scudi. Aumentano gli HP e quindi aumenta anche il danno della sua Finishing Burst. Quindi abbiamo già comunque altri personaggi su cui fondamentalmente utilizzare questo tipo di lancia. Inoltre abbiamo anche un altro attacco bonus dello 0,8% in base ai massimi HP, del nostro personaggio. Quindi più HP abbiamo e più danno facciamo grazie al nostro attacco. E non è un danno che si va a sviluppare tramite attack bonus o genere, proprio questo è un bonus in attacco, cioè è un bonus che viene applicato al nostro attacco totale. Quindi più andiamo a crescere l'attacco e più andiamo a crescere i danni in generale, non solo per quanto riguarda gli attacchi fisici o il danno prodotti comunque dal pilone o per esempio i danni prodotti dalla burst. È un attacco che incrementa tutto, perché è proprio un attacco bonus, non un danno in base all'attacco. Quindi è molto importante da sottolineare questa cosa. E inoltre abbiamo un altro attacco bonus se i nostri HP scendono al di sotto del 50%. Quindi potrebbe essere un'ottima scusa anche per Shao. Shao potrebbe utilizzare appunto questa lancia. Non so effettivamente quanto possa convenire di più su Shao, perché comunque su Shao è vero che noi perdiamo gli HP, ma non so quanti di noi effettivamente vogliano giocare Shao al di sotto del 50% di HP. Anche perché comunque la maggior parte di chi gioca Shao, io compreso, visto che l'ho trovato, probabilmente gli affianca un healer o comunque gli affianca la possibilità di tenere gli scudi sempre attivi. Infatti io gioco Zhongli e Shao praticamente insieme. Quindi o si fa in modo che Shao, nonostante abbia nonostante i suoi HP siano al di sotto del 50%, si protegga tramite uno scudo che magari può produrre Zhongli o può produrre Noelle o può produrre chiunque che magari produca effettivamente degli scudi, oppure
non sfruttare appieno questo bonus, e quindi è una lancia che effettivamente per Xiao può essere un po' più rischiosa da giocare. Però su Zhongli è ottima, cioè a parte la Vortex, che è l'arma che desidererei in assoluto per il mio Zhong, dato che io sono un main Zhongli, però questa lancia non è affatto male. Considerando che all'interno c'è anche la Wolf Gravestone, probabilmente qualche pull qui dentro lo faccio. Molto probabilmente qualche pull qui dentro lo faccio. Anche le armi 4 stelle non sono malvagie, quindi soprattutto il Sacrificial Bow mi sarebbe davvero utile, dato che non l'ho mai droppato. E poi le nuove armi, le nuove Lytic, in realtà, perché no, potrebbero essere un elemento aggiunto ai miei personaggi. Quindi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo banner. Io vi ho espresso il mio giudizio, dicendo che comunque è un buon banner sul quale pullare, a mio avviso, anche perché l'introduzione delle armi nuove fa sempre gola al giocatore, ma poi, soprattutto leggendo i bonus e leggendo le caratteristiche di queste armi, sicuramente un pensierino in più sono disposto a farcelo. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video, spero che al solito vi sia stato utile, fatemi sapere anche la vostra opinione per quanto riguarda queste armi e noi come sempre ci becchiamo o in video o, se volete, mi beccate in live sul sito Viola quasi tutti i giorni a partire dalle 21. Bye bye!